Buongiorno. Ok, ci siamo, ci siamo. Cominciamo ufficialmente la nostra intervista. Abbiamo ai nostri microfoni Arianna Piva, come ho anticipato. Lei è operatrice olistica, ricercatrice indipendente e si è specializzata in un ambito abbastanza interessante. Però io non, come sempre, non vado a profanare i nostri ospiti, lascio che siano loro a descriversi nel migliore dei modi. Tra l'altro, insomma, anche abbastanza giovane, siamo quasi coetanei. Detto questo, allora, Arianna Piva, tu sei qui oggi perché ci parlerai di vista, dato che vedi che anch'io sto portando questi occhiali e potrebbe essere interessante scoprire come potercene privare in qualche modo. Però cominciamo da te, intanto, se ci racconti un attimo la tua esperienza professionale, insomma, come ti sei avvicinata a questo mondo appunto della vista. Grazie. Io parto da artista, ho fatto liceo artistico, Accademia di Belle Arti e sono sempre stata nel mondo dell'arte, ho fatto anche ginnastica artistica, quindi nella parola arte era sempre nella mia vita. Però anche la miopia è sempre stata nella mia vita, fin da quando avevo 6 anni. E prima dei 6 anni io non portavo occhiali, ci vedevo benissimo, perché avevo già fatto controlli, quindi non sono nata miope. A 6 anni però ho cominciato a portare gli occhiali, già 1,5 di miopia, che non è poco per cominciare a quell'età, e perdevo vista tutti gli anni. Ogni anno più o meno una diottria. Poi scoprì che ne persi anche 1,5 i primi anni, perché sono andata a vedermi lo storico, sono andata a richiedere lo storico in ospedale, quindi mi sono guardata tutta la progressione della mia miopia. Fino ad arrivare a 17 anni, già circa meno 10 diottrie. Caspita. E con una retina indebolita, con delle parti danneggiate e diciamo in pericolo di distacco. E a circa 20 anni mi fecero già un laserino in qualche forellino che avevo sulla retina, già lì mi hanno terrorizzata, e a 25 ebbi dei sintomi. Ormai ero arrivata a meno 11 diottrie, perché mi avevano detto che avrei smesso di perdere vista intorno ai 20 anni, invece non è stato così. Perché tutto quello che mi avevano detto era basato su osservazioni del passato, e in passato la vita era diversa, poi si sono aggiunti dispositivi, computer, cellulare, e vediamo al giorno d'oggi persone anche a 30 anni, 40 anni, che perdono ancora vista, ed è terribile. Invece una volta, dicevo, si ferma la miopia a 20 anni con lo studio. Vuol dire che se io mi fermo prima di studiare potevo migliorare prima, può essere. Anche se pensiamo una volta che sì e no, che c'era la quinta elementare, la miopia era molto meno presente nel mondo, comunque, quando non c'era la scolarizzazione, e poi quando si sono aggiunti tutti gli schermi è stato ancora peggio. Però appunto, avendo questa vita da artista, dovevo vedere le cose, dovevo creare le cose, e mi hanno messo un po' di terrore. Forse per fortuna, perché questo terrore mi ha smosso, mi ha costretta a muovermi dalla mia famosa zona di comfort. Avevo 25 anni ed ebbi dei sintomi che sembravano di distacco di retina. Dei flash continui, inoltre per circa un tot di minuti, forse mezz'ora, ebbi una cancellazione dell'immagine al centro della visione di un occhio. Mi ricordo che stavo andando all'università, stavo parlando con un ragazzo e gli si è cancellata la faccia. Per me, cioè, io questi ricordi sono un shock. Sono qua proprio fortissimi. Certo. Io sto diventando cieca, sto diventando cieca, sto diventando cieca. A 25 anni, figuriamoci, adesso ne ho 39. E quindi tornai a casa, mi visitarono il giorno seguente, quindi capii che non era una cosa immediata e che anzi era una cosa lenta, se era un principio di distacco di retina. Il giorno dopo venni visitata e questo oculista, che non avevo mai visto prima e aveva avuto un proprio tatto zero mentre mi osservava all'interno dell'occhio, diceva: ah, anche qui, guarda, anche qui, cosa, anche qui, c'era tutto degenerato praticamente, tanti puntini, tante degenerazioni retiniche. E del tipo: un occhio come il tuo di solito lo vedo negli anziani. Ottimo. E io, come, cioè, cosa posso fare?
per salvare i miei occhi a 25 anni. Come fai a dire a una ragazza di 25 anni che ha gli occhi di un ottantenne? E come posso salvare i miei occhi? Non ci puoi fare niente, goditi la vita finché ci vedi. Arrivi a 50 anni che ci vedi, sei fortunata. Questo è stato la sua. Ma io lo devo ringraziare quell'uomo, perché se non fosse stato per quel terrore ancora più grande, già me ne avevano messo 17 anni, ma se quell'uomo non mi avesse dato queste visioni catastrofiche del mio futuro, io non avrei mosso un dito, perché mi fidavo sempre di quello che mi veniva detto dal medico, no? Certo. Poi ho detto no, io qua ragazzi, parte vabbè, piangere per ore, figuriamoci. Poi ho detto no, adesso finisco di piangere, mi tiro sulle maniche. Era febbraio, quindi c'erano ancora le maniche lunghe. Mi tiro sulle maniche e faccio delle ricerche. A me non interessa più niente di cosa è riconosciuto o non è riconosciuto, io ci voglio provare, perché qua rischio brutto, rischio di grosso. La prima cosa che ho trovato è stato Power Vision System e il metodo Bayes. Power Vision System, con il suo bellissimo, magnifico libro che tutti dovremmo avere nelle nostre case, Come sono guarito dalla miopia, lo avevo già visto tempo prima, però non ero abbastanza terrorizzata da dire ci do un'occhiatina, perché pensavo io dall'alto delle mie conoscenze, dicevo, tanto a me questo qua non mi frega mica. Io sono troppo intelligente, questo qua non mi frega, non mi può abbindolare così con un titolo, cioè insomma. Se non me l'hanno detto i medici, vuol dire che non si può migliorare la miopia. Esatto. E quindi ogni volta che trovavo qualcosa a riguardo del miglioramento visivo, dicevo: no, non è possibile, questi sono solo dei truffatori. Ho detto adesso, ok, per l'ennesima volta mi esce il sottotitolo, ci sarà un motivo. Allora vado a farmi un po' di ricerca, mi guardo il blog, che adesso non c'è più, mi guardo un po' di informazioni, insomma anche testimonianze, e mi leggo sia Power Vision System che metodo Bayes, che sembrerebbero due metodi completamente diversi, perché da una parte si lavora sul rilassamento, sia mentale che fisico, e dall'altra invece c'è un allenamento, soprattutto fisico. Poi in realtà nella seconda versione del libro De Angelis amplifica la visione della miopia avendo un approccio anche più olistico, parlando anche di alimentazione, per esempio. Ecco, era il 2009 qua, e ancora stavo iniziando ad aprire la mia mente, da qui è partito un po' tutto. In realtà ancora prima qualcosa che mi ha un pochino aperto la mente è stato il canto, in cui lì capii che i limiti che noi crediamo di avere non sono sempre quelli, possono essere diversi nel tempo. Allora già quello mi aprì un po' la mente. Poi il libro di Allen Carr, È facile smettere di fumare se sai come farlo, ha cambiato la vita a tantissime persone che conosco, e io insistetti perché lo leggessero, che io non fumavo, e lo lessi anch'io però, perché volevo sapere cosa c'era scritto in questo libro. E Allen Carr, devo dire, io lo amo tantissimo, perché fra il libro sul fumo e su quello del cibo mi ha fatto ragionare in modo differente. Perché nel momento in cui poi lessi anche Power Vision System, capii che c'erano delle cose logiche. Non c'era niente di strano, di magico, era tutto estremamente logico. Il nostro corpo sarebbe fatto per muoversi nello spazio, per usare le mani con gli occhi, quindi coordinazione occhio-mano, per guardare se c'è qualche pericolo intorno a noi, per fare attenzione a dove mettiamo i piedi in modo molto semplice, vedere dove c'è l'ostacolo e dove c'è la via aperta, dove c'è Certo. il pericolo e la sicurezza. Però tutti questi pericoli e questo movimento che facevamo fino a circa 100 anni fa sono venuti a mancare con le sicurezze della vita moderna. Quindi pavimenti tutti piatti, quindi anche i nostri piedi dentro le scarpe che non sanno più, si sono persi anche di forza i piedi, ci hanno perso forza i piedi. E sembrerebbe che non c'entrano niente i piedi con gli occhi, ma in realtà è tutto collegato. Abbiamo perso forza nel core, nel nostro corsetto muscolare di postura che ci tiene sulla colonna vertebrale. Vidi, sempre parlando del corpo, perché il nostro corpo si è indebolito, è il nostro corpo che ha perso energia, si è indebolito a livello fisico, e anche i nostri occhi che sono connessi al corpo hanno perso energia,
forza e quindi a qualsiasi stimolo un po' così perdono vista, diciamo. È un adattamento ai nuovi stimoli di sicurezza. Poi vediamo un po' più nel dettaglio. Certo. Vedi, e allora anche lì vidi delle foto negli anni, insomma, di uomini dei primi anni del Novecento che avevano dei polpacci, tutti dei polpacci enormi. Possiamo anche pensare ai disegni anche del 500, del 600, delle pitture. Se noi osserviamo il corpo di questi personaggi che venivano dipinti, sia reali che non reali, insomma anche ideali, i polpacci quanto erano grossi? Sembra una banalità, cosa c'entra Arianna con gli occhi? C'entra tutto, perché gli occhi sono connessi alla catena posturale che corre dietro sulla schiena, poi scende giù per le gambe e arriva sotto i piedi. E più noi indeboliamo i nostri piedi, più anche i nostri polpacci pian piano si assottigliano, pian piano tutta la muscolatura perde, se anche perde solo un anello della catena, tutta la catena si indebolisce. Questo vale anche per gli occhi, che sono, diciamo, l'anello finale della catena che parte dai piedi o che, se vogliamo, parte dagli occhi, insomma, dipende dai punti di vista, è comunque un anello della catena. Abbiamo tutta la catena indebolita. E quindi, non avendo più stimoli di movimento, di utilizzo del nostro corpo nel modo corretto, anche dei nostri occhi, abbiamo appunto perso forza e non riusciamo neanche più a reggere tutta la fatica che i nostri occhi fanno durante il giorno, perché noi stiamo tutto il giorno davanti a degli schermi, soprattutto il giorno d'oggi con i cellulari, che sono, una volta c'era la TV, insomma più o meno la TV, poi schermo del computer, tablet, vabbè, tablet non ce l'hanno tutti, però cellulare, c'è cioè sempre più piccolo, lo schermo sempre più piccolo, e quindi il nostro raggio visivo si è ridotto sempre di più, e anche la vicinanza. Una volta si guardava la TV in famiglia, lontano, tutti insieme, una volta neanche c'era la TV nelle case negli anni 60, la gente usciva in gruppo, andava al bar dove c'era la TV, per guardare un programma, magari per ragazzi, almeno mia mamma mi ha raccontato così quello che faceva da ragazzina. Poi le TV sono entrate nelle nostre case, quindi il gruppo si è ristretto, poi ognuno una TV in camera, quindi sempre più TV, anche più piccole, no? E poi sono arrivati i computer e i cellulari, quindi è stata una cosa progressiva, sempre più fermi davanti ai computer. Quindi io invito le persone che ascolteranno questa diretta, se la rivedranno, anche di ascoltarla soprattutto con le orecchie, visto che dobbiamo utilizzare di più le orecchie e un po' meno gli occhi, li sfruttiamo troppo, li chiediamo troppo. E io ho delle foto di quando ero bambina, che ero tutta curva, già a 5 anni, non avevo ancora difetti visivi, però ero tutta piegata in avanti a disegnare. Queste sono le cose che ci rovinano. Il fatto che stiamo troppo tempo su distanze brevi, quindi dicevo prima anche la TV lontana si è avvicinata sempre di più, con il computer si è avvicinato ulteriormente, con i cellulari ce li abbiamo appiccicati alla faccia. Tu prova ad osservare i ragazzi, soprattutto che guardano il cellulare e che hanno magari gli occhiali, dove lo tengono il cellulare? Molto spesso la postura è Sì. questa, tutta Sì, piegata in giù. quasi appoggiato al petto e sono lì che guardano. Così, esatto. Quindi si fanno del male ancora la catena posturale, dicevamo prima, che corre dietro al collo, la schiena, si rovinano il collo, e il collo è molto connesso agli occhi, ovviamente anche i piedi, però il collo è più vicino. Certo. E anche l'astigmatismo, per esempio, è molto collegato al collo. In base a come noi teniamo la testa, possiamo sviluppare anche un certo tipo di asse dell'astigmatismo, per esempio. A come teniamo proprio le nostre abitudini di guardare. Se noi guardiamo sempre in basso con gli occhi giù, oppure se guardiamo in alto, oppure se guardiamo di lato, ci sono anche queste tipologie di comportamenti. E quindi mi sono resa conto che tutta la nostra vita è chiusa in uno schermo piccolo, la nostra attenzione in questo schermo piccolo, e non ci facciamo caso. Pensiamo che sia tutto giusto, normale, così ci dicono che abbiamo perso vista perché è ereditario e basta.
Oppure sì, sai, la miopia da studio, eccetera, eccetera. Ma non ci danno Certo. soluzioni. Quali sono queste soluzioni? Ovviamente mi sono dovuta documentare. Certo. Soluzioni, intanto sono le cose più logiche in assoluto. C'è un video su Instagram di un ragazzo che è un zozzone vegano che mi fa morire dal ridere. Lui dice: ti hai fastidio agli occhi perché sei sullo schermo. Toglielo, togli lo schermo dagli occhi. Era molto semplice, sarebbe semplicissimo. Quando ho visto questo video sono veramente morta da ridere, me lo sono guardato milioni di volte, giusto per non togliermelo davanti. Però è la pura verità. Dobbiamo ritornare in mezzo alla natura e se vogliamo usare il cellulare, io consiglio di farlo più possibile con un ambiente naturale, fuori di casa. Adesso c'è un caldo esagerato, naturalmente, però cerchiamo di avere un'illuminazione più possibile elevata. Perché è la luce che cambia tantissimo anche le nostre fatiche e prestazioni visive, perché i nostri occhi sono degli organi di luce, sono fatti per ricevere la luce, per modularla con la pupilla, per vedere i colori, i dettagli. Ci serve la luce, però naturale. La luce artificiale ha delle frequenze completamente diverse che vanno ad affaticare i nostri occhi. I computer e i cellulari hanno anche lì luci artificiali sparaflashate dentro agli occhi. Tutte frequenze che non sono naturali e che a lungo andare ci creano problemi. Vanno a saturare la nostra retina e poi non sopportiamo più la luce, perché la nostra retina non ne può più di tutta quella luce artificiale. Ma non è più in grado, perde energia, perdiamo energia agli occhi, usciamo fuori. Oddio, che fastidio la luce del sole. E invece il sole ci cura. Però se non siamo pronti ci fa male. E poi bisogna creare, ricostruire una forza sia muscolare ma anche energetica. Com'è che si ricostruisce la forza? Con delle buone abitudini, intanto, con degli esercizi. Io sono anche stata atleta, quindi per me fare gli esercizi agli occhi, poi in realtà non sono veri e propri esercizi, è una sorta di yoga per gli occhi, una presa di consapevolezza, migliorare la propriocezione, il controllo, capire dove stiamo guardando. Molto spesso chiedo di seguire una pallina, magari non la seguono perché gli occhi vanno un po' per conto loro, perché non abbiamo più la connessione di consapevolezza di dove stiamo guardando, Per cui ma possiamo ripristinarla. un allenamento anche muscolare, quello che stai dicendo, dell'occhio in qualche Esatto, modo. anche muscolare, perché sarebbe, mi sono messa molto in discussione su questo fattore, perché uno dice, ma uno che vede bene non allena gli occhi. È vero, ma una persona che ha dei problemi anche fisici ha bisogno di allenare il corpo. Una persona che non ha problemi di, scusate, il mio ragazzo, che ogni tanto lo tiro in ballo, lui non ha nessun problema, lui veramente mi fa impressione perché sta sempre bene, non si allena, però ha la schiena perfetta e non ha problemi, dolori, eccetera, eccetera. Lui non si allena, però una persona che ha dei problemi ha sicuramente poi da ricercare dove sta il problema, dove si è insinuato, diciamo, a livello emotivo, perché abbiamo preso carico sulla schiena. Per esempio, io parlo per me, sono per la schiena, Certo. perché ho avuto problemi grossi anche sulla schiena, Ecco. quindi ho dovuto fare un lavoro a tutto Ti sei tondo. fatto mancare niente. Eh sì, alle ginocchia, alla schiena, quindi tutto quanto. E chi ha problemi deve lavorarci su. Non può pensare che è sempre stato seduto sulla sedia e risolve i suoi problemi. Bisogna agire. E gli occhiali ci hanno insegnato anche qui, adesso entriamo nell'argomento, no, di oggi, Certo. liberarsi dagli occhiali. Liberarsi è possibile, non è possibile, dipende da quello che intende la persona, perché se la persona intende come farsi il laser, cioè tac, così si fa il laser, esce dalla clinica che ci vede, allora dico no, vai a farti il laser. Anche se io lo sconsiglio sempre il laser, però se quello è il tuo obiettivo, non è questa la strada per te. Questa strada è una strada che tanto ti riporta il potere in mano, perché mettere l'occhiale e farsi fare il laser dal chirurgo, dal potere al chirurgo, dal potere all'occhiale, mantenere l'occhiale. Noi senza occhiale perdiamo potere, perdiamo capacità di vivere, perché senza occhiali la maggioranza delle persone non sa fare nulla, non sa neanche farsi una passeggiata.
Quindi dov'è il nostro potere? Oppure, vabbè, andiamo dal chirurgo, lo diamo a lui. Poi, magari non mi vorrei soffermare troppo sul laser, però poi ci sono altri tipi di messaggi che ci arrivano dagli occhi. Perché se noi abbiamo un difetto agli occhi o in altre parti del corpo, un motivo c'è sempre. Prima di tutto dobbiamo riconoscere che quando abbiamo un difetto nel corpo, se non ci siamo nati naturalmente, è arrivato per un motivo. Per insegnarci qualcosa e che c'è un'intelligenza dietro a questo. Non è venuto per farci del male, per farci stare male, per farci rendere dipendenti dall'occhiale. È venuto per un motivo intelligente, non perché la natura sbaglia e quindi io sono sbagliato, la natura ha sbagliato e quindi è tutto sbagliato, quindi io non posso fare niente. Non è così, anzi. Prima di tutto riconoscere che abbiamo una dipendenza che sempre, penso che la maggioranza se ne renda conto, che senza gli occhiali non riesce a fare quasi nulla, che non ha potere nella propria vita, ma anche di sopravvivenza basilare. E secondo punto è sapere che c'è un motivo intelligente e che si può veramente fare qualcosa, perché tante persone magari percepiscono questo fastidio dell'occhiale. Ma dicono, ma tanto non posso farci niente. È un po' come essere dentro una prigione, ma tanto io non ho le chiavi per uscire, La quindi non mi rassegnazione, ribello. certo. Non mi ribello, anche io ero così una volta. Mi hanno detto che tanto non si può fare niente, non si può migliorare, non si può fare nulla e quindi mi arrendo. E invece quando mi sono trovata davanti a questo episodio, appunto, bello grosso, ho detto, bene, io non mi arrendo. E il mio obiettivo non è stato quello inizialmente di togliere gli occhiali o le lenti, è stato quello di non diventare cieca innanzitutto. È stato il mio punto di partenza. Non mi interessava neanche se sarei migliorata, perché non credevo neanche fosse possibile. Bevo un momento. Vai, vai, tranquilla. Che stanno arrivando comunque alcune domandine che poi Certo. te le Tanto rigiro. vado avanti con Vai, vai, vai. questo discorso perché è veramente Certo. importante. Quindi, prima di tutto riconoscere che siamo schiavi, che sono delle catene che ci tolgono potere. E il secondo punto è rendersi conto, sapere che è possibile liberarsi, certo non dall'oggi al domani, c'è un lavoro da fare, che è una delle cose più importanti che possiamo fare nella nostra vita, è un lavoro su noi stessi e sui problemi che ci arrivano, perché abbiamo tanti problemi nella nostra vita e ormai sempre più persone hanno problemi alla vista e quindi tante persone vengono chiamate per lavorarci su. Ma questo è un lavoro che spetta a noi, non esiste la formula magica che ti risolve i problemi. Certo, ci sono tanti metodi, io ne ho provati tanti, se ne ho nominati due, ma ce ne sono anche altri, Mays Snyder, che per me è veramente un mito, che è nato praticamente cieco e è ipovedente, molto molto ipovedente, e a 17 anni anche lui ha detto no, ma io voglio provarci. E io vi consiglio anche il suo libro, La cura naturale dei tuoi, per i tuoi occhi, che è pazzesco, pazzesco veramente. E lui è riuscito a prendersi la patente, da ipovedente a patentato. Non vede 10 decimi, infatti lui lo dice, non è che io vedo come le persone normali, ma ho dimostrato che sono in grado di guidare e mi hanno dato la patente. Le prime volte, se non ricordo male, le prime volte dicevano di no, ma poi lui ha insistito e l'hanno fatto guidare in autostrada, in città, con il buio, con la luce. Quindi lui ha dimostrato che era in grado di E ce la farlo. faceva. Quindi, se un ipovedente nato praticamente che non ha mai avuto la connessione occhio-cervello, ce l'ha fatta, figuriamoci chi invece ce l'ha questa connessione occhio-cervello. Infatti, lui me l'aveva detto quando ho seguito il suo seminario: tu arriverai ai 10 decimi, e io pensai. Questo è pazzo, non può dirmi una cosa del genere da 11 diottrie di miopia, non può dirmi una cosa così. Però ho avuto dei segnali, 6 mesi dopo il suo seminario ho cominciato ad avere dei flash perfetti, di vista perfetta che non avevo mai avuto in 30 anni e passa. E quindi ecco, la possibilità c'è un lavoro da fare, c'è tutto quello che bisogna mettere in atto quando si lavora su se stessi, si fa un percorso. Quindi pazienza, ricerca, conoscenza, ascolto, perseveranza e divertimento, perché bisogna anche viverlo come
una scoperta, un'avventura, un gioco, anche se non lo è come gioco, però vivono come se lo fosse, perché noi stiamo affrontando qualcosa di nuovo, tante persone non conoscono, poi dovremo affrontare i nostri demoni e metterci in gioco, in questo senso, metterci in gioco e dire ok, io mi metto, poi naturalmente ognuno avrà il suo percorso perché i livelli di lavoro sono tanti. Il livello base per cui io mi batto tantissimo è quello che secondo me tutti dovrebbero fare, dell'igiene visiva, quindi sistemare l'ambiente in cui si lavora, quindi sia il computer, migliorare l'illuminazione, soprattutto naturale, poi anche artificiale, ma in un certo modo. C'è un articolo nel mio sito, che migliora la tua vista.it, in cui spiego come illuminare. E che è molto importante l'illuminazione perché mi ha cambiato il lavoro sulla mia vista e mi ha permesso anche di togliere gli occhiali in casa, perché il mio è stato un lavoro graduale, non è che dall'oggi al domani ho detto ok, 11 diottrie, tolgo gli occhiali e via. Non è stato così, è stato un lavoro veramente duro. Ho cominciato a fare colazione piegandomi a 5 centimetri dal piatto e dalla tazza, quindi è stato molto impegnativo all'inizio, anche perché avevo l'università, avevo comunque la patente e guidavo. Come facevo? Come potevo togliere gli occhiali per tutto questo? Non potevo. Allora lì ho seguito i consigli che ho imparato da Power Vision System, cioè utilizzare degli occhiali un po' più bassi o delle lenti un po' più basse. In questo modo qua creiamo un ambiente disconfortevole, quindi non confortevole, ma non troppo. Perché se c'è troppo discomfort da subito, da che avere tutto tranquillo, all'avere oddio muoio, perché per me era così, ok? Dalla sicurezza totale all'insicurezza totale, può esserci un rifiuto, perché abbiamo le nostre parti, no? La parte della personalità, la parte dell'anima, e l'anima vorrebbe fare cose, no? E la personalità, no, frena, dice no, piano, perché qua c'ho troppa paura. E qui il coraggio di affrontare le nostre paure, i nostri disagi, ma non in modo drastico. Quindi pian pianino tolgo un pochino, vediamo cosa succede. Sicuramente mi sentirò un pochino a disagio, ma è proprio attraverso il disagio e l'affrontare le mie paure che io riesco a migliorare, perché il mio sistema di sopravvivenza si attiva. Perché noi il nostro sistema di sopravvivenza è spento. È addormentato, al massimo abbiamo la sopravvivenza, no? Oddio, perdo il lavoro e non avrò i soldi, muoio di fame. Questa è un po' la sopravvivenza che abbiamo in questo periodo storico. Sì, Invece la decisamente. sopravvivenza di dire aspetta che sto attento all'ambiente, non ce l'abbiamo più, a parte quando guidiamo. Infatti la guida è molto positiva per gli occhi. Non conosco autisti che abbiano miopie elevate. Se ne conoscete, scrivetemi perché sono curiosa di conoscere la loro storia. Arianna, io volevo capire a un certo punto, intanto a che punto sei arrivata del tuo percorso personale e cosa ti ha spinto poi a, in qualche modo, aiutare altri in questa direzione. Allora, il mio punto attuale è che vivo quasi tutta la mia vita senza gli occhiali, li utilizzo o le lenti o gli occhiali per guidare, se devo incontrare tante persone, perché lì comincia a essere un po' più difficoltosa la cosa. E molto spesso mi chiedono, ma quanto miopia hai adesso? La mia vista non è più catalogabile come un occhio pigro, cioè impigrito, non pigro, un occhio impigrito dall'occhiale, perché senza gli occhiali io vedo più di qualsiasi miope che conosco. Anche miopi di meno 2 vedono meno di me. Però per vedere quanto voi con gli occhiali ho bisogno degli occhiali più forti. È un paradosso stranissimo che io mi so spiegare in un modo, ma non c'è tempo per parlarne. E quindi utilizzo da un minimo di 3,5 in alcune circostanze a un massimo di 6,5-7. Quindi è questa un po' la situazione. Quindi, cavolo, c'è un salto molto grande, ma sono cose che si capiscono nel tempo, nella pratica, e non si possono capire finché non si affrontano. Quindi, questo. Il fatto di aiutare gli altri, invece, Sì. è stato. Sì. E avendo dei risultati enormi su di me,
dall'inizio, io dopo un anno di pratica continua e di risultati per me miracolosi, perché non me l'aspettavo minimamente di avere dei miglioramenti alla vista. Io volevo solo fermare la progressione della degenerazione retinica. Certo. E dopo un anno ho detto: no, adesso è il compleanno del mio inizio, io comincio a divulgare. Ho cominciato a scrivere la mia storia, a portare il mio messaggio, e dopo poco, pochissimo, è diventata una missione di vita. Quindi ho detto: questa è la mia strada. Sentivo nel campo dell'arte che non sapevo bene cosa volevo fare, perché c'era sempre un'irrequietudine dentro di me. Io, se faccio la grafica, devo stare minimo 10 ore al giorno al computer. Ma è proprio questo quello che voglio fare. I lavori per gli altri, sottopagata, sai, il grafico, perché poi è bello il lavoro del grafico, però io ne ho conosciuti di grafici che fanno lavori per gli altri, e tu, io non ce la farei a subire: no, non mi va bene, rifammelo qui, là. Cioè, non sono fatta per fare la grafica. C'è chi è bravissimo per farlo, e grazie che esistono, perché altrimenti, no, come faremmo? Però io non ce la farei a stare 10 ore al giorno al computer a fare lavori, soprattutto per gli altri. Mi rendevo conto che avevo bisogno di fare più l'artista, sai, classica, di fare gli lavori più per me, o la commissione, sai, così. E quindi mi sentivo infelice. Dicevo: c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. E poi è arrivata questa cosa, questa ondata di problemi agli occhi, e ho messo completamente da parte l'arte, la grafica, tutto quanto, gli studi, perché poi ci ho messo un sacco di tempo a finirli. E mi sono dedicata completamente ai miei occhi, e poi vedevo che riuscivo ad aiutare delle persone. E tu: wow, ma è bellissimo questo! Ho cominciato a sentire qualcosa dentro di me, che tu, questo voglio fare nella vita, è questo che io mi sento portata a fare nel mondo. Ecco, questo. Certo, adesso non abbiamo ancora organizzato, comunque probabilmente in qualche modo verso settembre-ottobre farai una capatina anche al circolo qua a Montegrotto. E ci ripeteresti gentilmente i tuoi riferimenti, il tuo sito, se hai social, dove ti possono trovare? Sì. Con Migliora la tua vista mi trovate un po' dappertutto, quindi Instagram, YouTube, il mio sito, Facebook, quindi, però l'email è diversa. L'unica cosa diversa è l'email, che Ok. è ariannapiva.rv@gmail.com. Ok, che comunque poi la si trova anche sul sito, eventualmente se uno vuole contattarti. In teoria sì. Anche in pratica, ho visto prima sulla tua biografia, insomma. Allora, ok, va bene, questo ci chiedeva il sito. Io, per quanto riguarda invece, era curioso, l'alimentazione. Che dritte si possono dare al riguardo? Sì, importantissima la frutta e la verdura di stagione, più possibile freschi, e tutti quelli di colore giallo, arancione, rosso e viola, cioè tutta la roba colorata Ah. praticamente. Per quanto riguarda la frutta e la frutta ortaggi, anche le carote, sì, le carote fanno benissimo, i succhi di carota, e gli spinaci, perché sono ricchi di luteina per la retina, tutte le foglie verde scuro. Tutto quello che è verde scuro è ricco di luteina e zeaxantina, che sono dei carotenoidi importantissimi per la retina. Poi vitamina C, straimportante, e non è facile reperirla dai cibi, io l'assumo tramite integratori. Anche in alcuni casi, io ormai dipende proprio, però la vitamina C la consiglio praticamente a tutti, a meno che non ci siano allergie, ci siano problemi, insomma. Poi, in base alla problematica, per esempio, problemi al vitro, servirebbe anche acido ialuronico, potassio e magnesio, sempre insieme alla vitamina C. Quindi, ecco, qui è più la parte integrazione. E la parte alimentazione, soprattutto, rimanere idratati. Importantissima l'idratazione, perché i nostri occhi sono delle spugne. E se con questo caldo qui poi andiamo a bere poco, è un disastro per gli occhi. Quindi anche gli zuccheri non fanno benissimo, perché creano un sacco di problemi Problematiche. su tutti i livelli, anche a livello degli occhi. Comunque io mi rendevo conto che quando mangiavo troppi dolci poi vedevo Lo peggio. percepivi. E
Sì, cioè vedevo proprio più annebbiato. Comunque l'acqua innanzitutto, che è il primo alimento, minerali e vitamine presi soprattutto da frutta e verdura di stagione. Poi chi non è fortunato che non ha l'orto, ovviamente cercare di acquistare prodotti più possibile locali o comunque chilometri zero quando è possibile. Quando non lo è, e ricordatevi che quelli del supermercato comunque hanno perso tanto, purtroppo. Certo. Ecco, quello sì. E, che altro dire? Vediamo, sto pensando ad altri. Beh, un po' tutto, bisogna mangiare bene. Certo, in E, generale. io ho fatto un cambio alimentare che è una scelta personale. Ho fatto un periodo vegano stretto e poi sono tornata vegetariana, però non ho più mangiato carne e pesce, però è una mia scelta personale. Non Certo. è che se uno mangia carne e pesce non può migliorare la vista, non è assolutamente così. Questa è una mia scelta personale. D'accordo. E per quanto riguarda invece i disturbi, ovviamente parlo sempre per la tua esperienza, e su quali si può intervenire? Hai parlato di miopia, Sì, presbite, astigmatismo. astigmatismo, Miopia, astigmatismo, presbiopia è presbite. abbastanza semplice, una delle più semplici. Ok. La presbiopia è quel difetto che arriva dopo i 40 anni, se fa fatica a leggere, è piuttosto semplice da migliorare. Certo, anche lì, se una persona ha 50, 60, 70 anni, non può pensare di tornare ad avere l'accomodazione che aveva 20 anni, quindi c'è sempre un po' da L'età personalizzare il che tutto. incombe. L'ipermetropia c'è chi è migliorato anche lì sull'ipermetropia, però quella ci lavoro poco, ho pochi ipermetropi che mi contattano perché io ho esperienza soprattutto sulla miopia. Poi si può fare anche sull'ipermetropia, eh? No, non è che non si possa. May Snyder, per esempio, lui è un super ipermetrope, quindi lui probabilmente è più specializzato nell'ipermetropia, è che non è italiano purtroppo. Piccoli E dettagli. quindi io posso portare delle informazioni, comunque insegnare i metodi, però non ho l'esperienza diretta sull'ipermetropia. Ecco, su me stessa non ce l'ho, Certo. ovviamente, perché o sei miope o sei ipermetrope. Io ho lavorato sulla miopia e l'astigmatismo. E la presbiopia ho visto che anche se non l'ho mai avuta, però è veramente semplice, semplicissimo. Certo, ma i disturbi invece quelli più diffusi che hai riscontrato, quali sono? Miopia e astigmatismo. Questi due. E la presbiopia, vabbè, miopia, astigmatismo, presbiopia, l'ipermetropia un po' più rara, una volta era un po' più diffusa, adesso un po' meno, e poi ci sono i disturbi di salute degli occhi. Anche su quelli si può fare prevenzione, innanzitutto, che è la cosa più importante, e poi c'è un percorso olistico anche su problematiche un po' più pesanti degli occhi. Agopuntura, io consiglio le cose, non le faccio, però io agopuntura, alimentazione, di farsi seguire magari da qualche nutrizionista per pulirsi un bel po', perché l'alimentazione è importantissima quando si parla di salute anche degli occhi. Certo. Ottimo. Mi chiedono se rifai una velocissima carrellata dei libri di cui avevi anticipato prima, che tu hai Sì. letto e che ti hanno illuminata nella via di Damasco. Sì. Come sono guarito dalla miopia di Davide De Angelis, La cura naturale dei tuoi occhi di May Snyder, e quello di Bates, La vista perfetta senza occhiali, lo consiglierei magari a chi è pronto per qualcosa di pesante, Ok. perché come prima lettura non lo consiglierei, però se la mentalità della persona è già aperta abbastanza, potrebbe leggere anche questo, quindi La vista perfetta senza occhiali di Bates, l'originale. E poi Luminous Life, questo sì che mi ha cambiato tantissimo, uno degli ultimi usciti, oltretutto da poco, penso neanche un anno, di Lieberman, Jacob Lieberman, Israel, Jacob Israel Lieberman, quello lì è veramente fantastico perché introduce anche l'aspetto spirituale, quindi quello mi è piaciuto veramente tantissimo. Questi sono i libri che io posso consigliare. Poi ci sarebbero veramente tantissimi altri libri, per esempio la cromoterapia, Una vista eccezionale che riguarda la cromoterapia, Una vista eccezionale di Rosenbauer, per esempio. E tanta roba. Lì anche Ok. io ho fatto fatica all'inizio, quindi
Poi ce ne sarebbero. Anche un miope può guarire, quindi insomma, se, chi ha voglia di leggere ce n'è. Però Certo. leggete, mi raccomando, con la luce naturale soprattutto, tenendo il testo abbastanza lontano, oppure utilizzando degli occhiali, se li avete, un pochino più bassi. Sotto Questo. corretti. E a proposito Ecco. di occhiali, cosa mi dici degli occhiali da sole? Gli occhiali da sole. Io non sono molto favorevole agli occhiali da sole. Perché vanno, cioè, soprattutto usati troppo come si tende a fare oggi, cioè sempre, ti dicono di metterli anche d'inverno, poi ci saranno tanti ottici che mi manderanno le maledizioni, lo so già, perché per loro vanno usati sempre, tutto l'anno, per salvaguardare gli occhi. Ma io vedo che i miei nonni hanno fatto la cataratta a 80 anni e non hanno mai usato gli occhiali da sole, quindi devono spiegarmi un po' questa cosa anche loro. perché dicono che stare senza gli occhiali da sole ti fa invecchiare prima gli occhi e quindi tu li salvaguardi dalla cataratta, eccetera. Io invece vedo persone con cataratte sempre più precoci, 50 anni, 40 anni addirittura. Quindi per me non è il problema del sole, lì mai più lo stile di vita in generale. E il sole è vita, il sole è nutrimento, il sole è importantissimo, ci dà tantissime informazioni al cervello. Perché attraverso gli occhi il cervello riceve delle informazioni che non riceve dagli altri organi, quindi dalla pelle non riceve tutte le informazioni che passano negli occhi. Quindi se io ci metto sempre un filtro davanti, quindi filtro UV anche negli occhiali pieni, gli occhiali da sole appunto, che bloccano tutto, bloccano delle informazioni. Il cervello non capisce benissimo più dove sta, perché siamo in casa con le luci artificiali accese anche di sera, con le luci sempre uguali tutto il giorno, poca luce di giorno e troppa luce di sera, quindi abbiamo squilibrato il nostro ritmo interno. Invece dovremmo avere tanta luce naturale di giorno, Sì. ovviamente se il sole è proprio pesante, io preferisco un cappello. Ok. L'ombra ci sta, l'ombra va benissimo, gli alberi. Stare sotto i vortici, quindi non sto dicendo di stare sotto il sole tutto il giorno. Per quanto riguarda gli occhiali da sole, io ti leggo anche questa esperienza che mi arriva da Emilia, che scrive: Buongiorno, vi porto la mia esperienza. La prima volta che ho sentito lì in radio parlare degli occhiali da sole, di quanto incidono, li ho tolti completamente perché avevo iniziato ad avere problemi a guidare di sera. E adesso, a un anno di distanza, li ho completamente risolti. E parla Emilia che aveva 57 anni, questa no, ne avrà 58. Per cui anche questi possono in qualche modo, abusandone, portare problemi alla vista, sembra. Assolutamente sì. Ok, e per quanto riguarda il sole invece, in generale, c'è un radioascoltatore che ci dice: sì, però il sole di oggi non è quello di 80 anni fa, il sole di oggi fa ammalare, brucia tutto perché non è filtrato, è pieno di radiazioni. Per cui come ci si può rapportare? Tu vedi questa pericolosità nel sole o... Ascoltando il nostro corpo si capisce se il sole in quel momento ci sta facendo male, questa è la mia esperienza. Sicuramente ci sono delle zone tipo l'Australia in cui è veramente potente. Noi al nord Italia non siamo in una situazione così difficile, non siamo nel deserto delle Americhe, non siamo in Australia, quindi dipende anche dal punto geografico in cui ci troviamo, anche se siamo in montagna, se siamo al mare tutto il giorno. Allora lì bisogna usare il buon senso. Io al mare, per esempio, io odio le creme. Non le sopporto, quindi al massimo delle volte metto un po' di crema in faccia e quando sento un po' troppo calore io mi vesto, faccio come i beduini nel deserto, cioè, piuttosto di mettermi la crema preferisco vestirmi. Comunque sto sempre all'ombra perché sento che io non sono pronta per quel sole, può anche essere perché se noi stiamo tutto l'anno chiusi in casa, non in relazione con il sole, perdiamo la capacità di relazionarci con il sole. Quindi sì, bisogna Certo. proteggerci. Dipende molto dal nostro stile di vita. Io ho mio suocero che sta fuori al sole senza crema, senza niente, non ha nessun problema. Lui lavora la terra, sta mezzo nudo, insomma, con i pantaloni e basta. Quindi dipende da tanti fattori, anche dal tipo di pelle che abbiamo.
dobbiamo capire la nostra pelle come reagisce. Ok? Quindi ci sono Certo. tanti fattori da valutare. Certamente non sto dicendo a tutti di stare fuori al sole, assolutamente no. Bisogna valutare noi che rapporto abbiamo con il sole, la nostra pelle, eccetera, e anche la zona geografica. Assolutamente. E come avevi detto prima, ascoltarsi sostanzialmente. Ascoltarsi è importantissimo, importantissimo. E invece ci chiedono, il primo libro che avevi letto era Come guarire dalla miopia. Come Ok. sono guarito dalla miopia di Davide De Angelis, Ok. il primo, poi il secondo è Che stato Bates. parla del metodo, com'è che si chiama? Ok, Power Vision System. perché c'era stata un po' di confusione su questo, che è il primo metodo col quale avevi approcciato. Ok, e per quanto riguarda adesso la tua attività, tu come segui le persone, come fai a dargli il tuo supporto e aiutarle in questo percorso? Gli ultimi 2 anni, soprattutto online. Anche se non mi piace moltissimo lo schermo per relazionarmi con gli altri, però sono stata un po' costretta, diciamo. Oppure a Giavera del Montello ho una sala dove posso ricevere le persone, in provincia di Treviso. E altrimenti in altre occasioni mi sposto io, vado dalla persona a casa, insomma, dipende molto dalle esigenze. Tu parli proprio a livello singolare, segui persona per persona. Sì, persona per persona, sì. A livello di gruppo, in passato facevo diversi seminari, adesso sono stata un po' ferma Sì. e facevo anche seminari. Ho fatto anche dei gruppi di allenamento, online anche gruppi di allenamento, yoga e vista, insieme a una insegnante di yoga abbiamo collaborato per fare un lavoro anche sul corpo, perché come dicevo prima, gli occhi sono strettamente connessi al corpo ed è molto importante lavorare anche sul corpo, specialmente, ripeto, parlando anche della salute, perché noi ci preoccupiamo tanto della vista, di com'è, ma non ci preoccupiamo mai di come stanno i nostri occhi a livello di salute. Certo. D'accordo. Allora, io direi che come prima chiacchierata è andata molto bene, insomma, abbiamo condiviso parecchie informazioni, altre ce le siamo tenute per magari un nuovo appuntamento e poi eventualmente anche, come abbiamo detto, facendoti scendere qui a Montegrotto nella nuova stagione, poi per chi vorrà a venire a conoscerti direttamente. Anzi, ne approfitto adesso per l'ultimo messaggio che è arrivato proprio adesso. Che significato, che messaggio mi vuol dare il mio corpo se sono miope all'occhio destro? Che differenza c'è tra occhio sinistro e destro? Grazie. Anche questo è interessante perché spesso chi è miope non ha gli occhi della stessa miopia. Sì, Cosa può esatto. significare questo? Allora, intanto neanche le persone che vedono bene hanno la stessa visione destro e sinistro. Questo è il Ok, primo punto. partiamo da lì. Poi, occhio destro e sinistro spesso sono connessi a maschile e femminile. Occhio destro maschile, occhio sinistro, scusami il contrario. Occhio destro femminile, occhio sinistro. Oddio, adesso sono in pappa, quindi. No, sono in pappa. Comunque, maschile e femminile, poi magari me lo riguardo un Sì. attimo perché in questo momento non riesco a Va bene, ragionare. il concetto Quindi, comunque. il nostro rapporto con il maschile e femminile, con la madre e il padre. Queste sono un po' le cose molto, molto, molto basilari. Poi bisogna vedere anche la postura. Per esempio, conosco una persona con una miopia molto, molto alta su un occhio perché aveva, una mania di guardarsi i capelli con un occhio solo, vicinissimo, quindi con l'occhio perso tantissimo. Quindi non è solo una questione maschile e femminile, bisogna anche vedere le abitudini, anche per esempio il testo, lo tengo dritto, lo tengo tutto da un lato. Se lo tengo più da una parte è più facile che ho uno scompenso anche poi nella Certo. visione. Anche come tengo la testa, ok? Sì, Quindi magari bisogna uno è guardare un po' abituato con tutto. la testa un po' più inclinata o magari uno è abituato che ha la poltrona, non so, messa di lato davanti alla TV e ne Esatto, risente di più un esattamente, occhio. esattamente. Ok. D'accordo, allora adesso abbiamo risposto a tutti, per cui dovremmo aver esaudito le richieste dei nostri radioascoltatori. Arianna, io ti ringrazio. Intanto di essere stata qui con noi, di aver condiviso con noi queste informazioni importanti e poi, vabbè, ricordo nuovamente per chi vuole conoscerti meglio, miglioralatuavista.it e lì trova tutte le informazioni su Arianna Piva. D'accordo, ok? Grazie e buona giornata.
Grazie altrettanto.